Bella ragazzi, benvenuti oggi in questo mio nuovo video. Oggi ragazzi sono qua sul mio account principale e tac, ecco, vi volevo far vedere un attimo un po', prima sono usciti comunque i pacchetti da 100k, due pack. E prima appunto che di aprirli, visto che comunque sarà una cosa rapida, volevo mostrare un attimo quello che ho trovato in questi 3-4 giorni quando potevo giocare quella mezz'oretta la sera. Ho speso all'incirca penso 1 milione e passo, 1 milione e mezzo penso. Ho trovato un Otamendi per proprietario, due Otamendi, Van Dijk. No, questo qui è stato acquistato perché ho fatto cambio con l'altro. Erkin, questo quello acquistato. Ho appena venduto uno, come avete visto prima, più uno che ho nel club, mi pare. Oppure quello che ho venduto, mi ricordo. Questo è uno che avevo acquistato, Royce, va bene, altro Van Dijk, Olebas, un altro Van Dijk e Johansen, questo avevo trovato prima. Poi, cosa ho trovato? Cosa ho trovato? Ho trovato Garay, ho trovato Schneiderlin, poi Nolito, Henderson, no, De Frey l'ho comprato, Roberto, Rafael, Depay, no, Glassino, Fabianski. Poi cosa ho trovato? Stindl, che fa cagare perché è un esterno con 73 di difesa, è clamoroso. Hodžić. Poi cosa ho trovato? No, Johansen l'ho comprato, Gaia l'ho comprato, che è introvabile. Poi ho trovato Smolnikov, Bonevassa, che è un bronzo con statistica impressionante. E infine Johnson, mi pare buona. Quindi ragazzi, io direi di andare prima ad aprire un pacchetto argento da 15.000. Tech, lo skippi. Oh, Royce, bene. Quindi abbiamo due Royce che sono lì, che praticamente ci guardano, anzi mi guardano e basta, perché non posso venderli. Perfetto. Io direi di andare ad aprire il primo pack da 100.000 e io, signore, mi giro. Speriamo di trovare qualcosa di decente. 1, 2, 3, 4, 5, tac, mi giro e vedo un Sergio Ramos, un Hummels e un Vidal. Allora, Sergio Ramos, prima di tutto, 24.000. Forse ho trovato un tozzo, ragazzi. O un tozzo o un if. Ramos, 70.000, ma ovviamente invendibile. Poi Nazari. Oh, Eremenko, allora lui l'avevo trovato. Sì, ho trovato lui. E quanto costa Hummels? Un cazzo. Lo teniamo. Teniamo anche Vidal. Abbiamo trovato un if. E basta? Sì, un if. Eremenko, non male. Ovviamente sarà invendibile anche lui. Mi gioco un coglione. Infatti pure lui è invendibile. Quindi a questo punto ce lo teniamo. Poi Zabaleta lo si può vendere, che un 2-3 mila crediti li fai. Gustavo mi servirebbe e poi basta, il resto si può scartare bellamente. Io direi di andare a aprire quest'altro pack da 100.000 così come viene. 1, 2, 3. Non voglio vedere. Secondo me questo pacchetto fa schifo. No, abbiamo trovato qualcos'altro, ragazzi. Abbiamo trovato qualcos'altro, o un Tots o un If. Prendi tutto Philippe e Luis, lo andiamo a vendere. Io non voglio guardare, vado in fondo, raga, vado in fondo. Ditemi se è uscito qualcosa di decente. 3, 2, 1, tac. Oh, Belarabi, buono ragazzi. Due pacchetti, un if contenente tra l'altro Sergio Ramos, Vidal, eccetera. E quello dopo, Belarabi, benissimo. Mi gioco un coglione che è invendibile. Perfetto, pure lui è invendibile. Quindi a questo punto ci teniamo pure Belarabi. Koscielny, andiamo a venderlo. E basta, il pacchetto è finito qui. Quindi ragazzi, abbiamo aperto due pacchetti, un if, Sergio Ramos, Vidal, eccetera, e l'altro, bella abitato, un saluto dal vostro pazzo, 300 mi piace, bello. Solo per dire, ma vi giuro ragazzi, un pacchetto dopo, un pacchetto dopo, Klein Tots, un pacchetto dopo, bellissimo, bellissimo.